Continuiamo la nostra diretta di Voce delle Chiese in trasferta dal Salone del Libro di Torino, puntata speciale per questa domenica 21 maggio. Siamo quasi in chiusura, ma abbiamo ancora una mezz'oretta, un po' meno di una mezz'oretta, insomma, a nostra disposizione, e abbiamo un'altra ospite seduta accanto a me qua nel salottino di RBE, di Radio Bequit Evangelica, nello stand Claudiana, Edizioni Morcelliana, Centro Culturale Valdesi, insomma un po' di enti che riguardano il mondo protestante. Presenti al padiglione 2, proprio di fronte all'Arena Piemonte. Se passate da queste parti potete passare a trovarci, a farci un saluto, ci farà molto piacere. Io do il benvenuto a Margherita Perez, direttrice della Biblioteca Centrale della Regione Siciliana. Buongiorno Margherita. Buongiorno cara, ciao, Daniela, piacere. Noi ci siamo già sentite tante volte, finalmente ci incontriamo di persona e ne sono veramente felicissima. È vero. Allora, spieghiamo subito che Margherita ha una doppia veste, un doppio ruolo, un doppio cappello in questo caso. È vero, direttrice della Biblioteca Centrale della Regione Siciliana, ma anche, e per questo noi l'abbiamo sentita già più volte in Voce delle Chiese, presidente del Centro Evangelico di Cultura Bonelli di Palermo. Esattamente, sì, e anche la Biblioteca Centrale ha sede a Palermo, anche se coordina tutto il polo siciliano delle altre biblioteche di Catania, Messina e Agrigento. Quindi, sapendo che eravate qua come Regione Sicilia, come Biblioteca Centrale, abbiamo detto uniamo i due ambiti e andiamo a, insomma, chiacchierare. Partiamo proprio dalla vostra presenza, dalla tua presenza, Margherita, come direttrice della Biblioteca Centrale, che è una biblioteca di una certa importanza. Molto importante, sì, e certamente non per merito mio, ma perché per tradizioni naturalmente secolari alla biblioteca sono state dedicate molte anche pubblicazioni da quando anche nata e sorta. Immagino come anche collegio dal punto di vista architettonico. Anche dal punto di vista architettonico è veramente è preziosissimo, è un monumento molto importante, che ha tradizioni, appunto, dicevo, molto antiche. Era un collegio massimo dei gesuiti e poi si è trasformata con, appunto, il passaggio delle competenze, prima con l'avvento naturalmente dell'Unità d'Italia è diventata prima Biblioteca Regia e poi Biblioteca Nazionale, e a un certo punto della storia è diventata anche Biblioteca Regionale col passaggio di competenze dallo Stato alle Regioni. In tutti questi passaggi, evidentemente, pur conservando le vecchie tradizioni, ma soprattutto il patrimonio importantissimo di manoscritti, di incunaboli, ha acquisito sempre nuove pubblicazioni e ha fatto un percorso verso la laicità, evidentemente, non discriminando niente e nessuno, garantendo anzi assolutamente le stesse condizioni a tutti gli editori, a tutte le case editrici e a tutti, indipendentemente poi dal fatto che io sia, appunto, abbia una confessione religiosa che non è esattamente la stessa che ha visto nascere, sorgere questa biblioteca. Tuttavia, evidentemente, i rapporti con anche le minoranze religiose, ma anche con la facoltà teologica di Palermo, sono veramente ottimi. Abbiamo anche parecchi partenariati, abbiamo instaurato rapporti di grandissima collaborazione e cordialità. Bene, e la vostra presenza qua al Salone del Libro, immagino non sia la prima volta che siete qua, anzi, insomma, sarete ospiti, non dico fissi, ma quasi. Cosa, insomma, per la tua testimonianza, per quello che tu hai potuto vivere in questi anni, che opportunità dà il fatto di venire al Salone del Libro di Torino come Biblioteca Centrale della Sicilia di Palermo? Ti dirò, in realtà per me, nella veste di direttrice della biblioteca, è la prima volta, è il primo anno che partecipo, però effettivamente come dirigente nel passato e anche in seguito ho sempre partecipato anche come visitatrice, perché sono proprio appassionata di libri, sono nata bibliotecaria. Quindi, e ce l'hai nel sangue. Sì, effettivamente questo è la mia, diciamo, il mio lavoro, la mia forse vocazione, se così posso dire. Però quest'anno stiamo portando un tema che io trovo davvero molto interessante, che dico, è anche semplice se vogliamo, i luoghi appunto della Sicilia, ma i luoghi della Sicilia sono correlati appunto alla letteratura che è stata prodotta sulla Sicilia e sul patrimonio culturale in generale. Ma soprattutto appunto quella produzione letteraria che ha valorizzato soprattutto negli ultimi anni il patrimonio appunto letterario e appunto artistico presente nell'isola. L'intento qual è? Intanto l'intento è di divulgare la cultura come sempre, ma
anche di scongiurare vecchi stereotipi che purtroppo ci sono stati, ma vorremmo veramente tanto lasciarceli alle spalle, e riteniamo che grazie alla cultura possa effettivamente cambiare volto la nostra terra, e ci auguriamo che questo possa valere per tutti. Certo. Questo messaggio. Certo. E dimmi, tra l'altro, sono ambiti, Margherita, che sovente si intersecano. Sì. Ecco, tu parlavi di promozione della terra, di luoghi che hanno una cultura, che hanno una storia dietro. Fuori onda, sì, mi raccontavi, sì, è vero, che ti è nata un po' così una riflessione che riguarda un luogo che conosciamo molto bene, che è, sì, il Riesi, sì, un piccolo comune di Riesi, di siciliano, sì, che ospita il servizio, sì, cristiano, istituto legato anche alle nostre chiese evangeliche, la chiesa valdese, e quindi ecco, no, che si intersecano un po' tutti, sì, gli ambiti. Riesi, che comunque è una zona anche particolare, no, della Sicilia, in cui al di là, sì, dell'aspetto evangelico c'è un passato, certo, di riscatto, di voglia di ripartenza e anche di assolutamente forza, sì, del territorio. Assolutamente sì. Sì. Sì, Riesi è veramente una miniera da questo punto di vista, ma parte naturalmente l'esperienza di Tullio Vinai negli anni 60, è stata una realtà importantissima anche nel contrasto che si è realizzato nella lotta contro la mafia, appunto, e i fenomeni diciamo delinquenziali in generale. Ma io te lo dicevo soprattutto perché notavo appunto molte pubblicazioni su Riesi, e nella nostra realtà come centro culturale ma anche come regione abbiamo dedicato molto spazio a queste pubblicazioni e a queste attività, e mi sembra che sia pertinente col tema di quest'anno, i luoghi della Sicilia, e questo è un luogo veramente particolare, tanto che adesso appunto passando di palo in frasca, circa un mese fa abbiamo presentato un libro del professore Panzarella in biblioteca che si intitola La città del desiderio, e che rappresenta le città appunto che sono nei nostri desideri, no, come noi le vorremmo. Un po' ideali, diciamo. Un po' ideali, ma possibili, a misura d'uomo. E fra queste città simbolo c'è appunto indicata la città di Riesi. Ma tengo a precisare che il professore Panzarella non sapeva assolutamente nulla di questi percorsi, quindi sono appunto, come dicevi bene, Daniela, percorsi che si incrociano. Eh sì, dei percorsi paralleli per certi versi, che poi arrivano allo stesso punto d'arrivo, ognuno seguendo la propria strada e è sovente, vero, intersecando appunto ambiti che sembrano tanto lontani, ma poi non lo sono. No, non lo sono affatto, perché appunto quando diciamo l'intenzione, la vocazione è sincera, mira ad un certo, sì, obiettivo preciso. Esattamente, questo prescinde anche, se vogliamo, dalle mode e dalle culture del momento, perché molti sostengono che Riesi sia oggi un fenomeno datato, e per molti versi siamo tutti d'accordo nel ritenere questo. Come dico, esperienza delle comuni probabilmente si è maturata, si è consumata, eppure ancora oggi è oggetto di interesse da parte degli architetti, appunto, che si occupano dell'urbanistica, dei fenomeni urbanistici, che studiano e guardano gli eventi con obiettività e che li studiano, ecco, li inquadrano e li inseriscono in contesti anche diversi, e li trovano proprio degli esempi. Voglio dire che accanto a Riesi, accanto ad altre città, il professore Panzarella soprattutto pone al centro delle sue riflessioni la città di Cefalù, che è un altro luogo interessantissimo, dove è stato sviluppato un piano appunto urbanistico molto importante, città simbolo ma città d'arte. E come vediamo, appunto, sono tutti percorsi che si intersecano. Certo. Allora, è un discorso che ovviamente vale, appunto, noi abbiamo citato due comuni, Cefalù e Riesi, ma ce ne sarebbero davvero tanti, sì, altri esempi. Io invito i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici a farsi un giro allo stand, sì, della, sì, Biblioteca, grazie, Centrale, grazie, Siciliana, che si trova all'Oval, giusto? Sì, all'Oval, 169, U169, per chi volesse venire. Oggi abbiamo una giornata intensissima e piena di eventi, in questo momento se ne sta svolgendo uno sul Generale della Chiesa, mentre parlo con voi, ma
Evidentemente ci tenevo moltissimo ad essere anche qui presente per bene, lasciare ci ha fatto appunto piacere. Grazie Margherita Perez, direttrice Biblioteca Centrale di Palermo della Regione Siciliana e presidente del CEC Bonelli, Centro Evangelico di Cultura Bonelli. Buon lavoro in entrambe le tue realtà. Grazie Daniela, grazie mille. Arrivederci a tutti.